Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi inizio questo video così, con questa specie di sciarpetta non ben definita che fa molto nonna, senza trucco e con i capelli incasinatissimi. Tra l'altro oggi ho fatto il trattamento alla cheratina che mi rende i capelli un pochino più freddi, più grigi, e quindi mi sono detta è da un po' che voglio fare questo tutorial che mi invecchia, allora facciamolo oggi che ho i capelli di questo colore. Peraltro credo di essere anche in perfetto tempismo perché sta per arrivare Halloween e quindi non so esattamente se questo può essere considerato un tutorial per Halloween, ma sicuramente con qualche spunto e magari qualche twist si può trasformare questo trucco in un make up un pochino più pauroso, ma credo che già la versione mia da vecchietta sarà paurosa abbastanza. Prendo un pennello come questo, piccolino e preciso, più sottile del pencil brush, e poi prendo un ombretto di sottotono freddo e completamente opaco, potete usare anche una terra volendo, e vado a creare le mie rughe, cosa alla fine molto semplice e che effettivamente sembrerà naturale. Perché? Perché vado ad aggrottare, sì, cioè aggrottare, insomma vado a formare le rughe d'espressione, che poi teoricamente saranno le rughe che avrò davvero quando sarò più vecchia, quindi sarà molto veritiera questa cosa, quindi andiamo praticamente a segnare tutte queste rughette così con il nostro ombretto. Non so perché, ma a vederlo nel pot mi sembra freddo come sottotono, però una volta applicato, Dio mio, sembra la strega di Biancaneve, e una volta applicato però lo vedo molto più rosso, quindi quasi quasi andrei a cambiare colore. E vado ad usare piuttosto la Hoola di Benefit, che come sottotono è decisamente decisamente fredda, anche se credo che poi dipenda anche dal colore della mia pelle. Ci sono, ok. Oh mio Dio, sì, anche questa mi sembra forse un pochino più rossiccia di quanto sia in realtà nella confezione, ma vedremo un po'. Segno anche le rughe della fronte. Poi le rughette anche qui al lato che si formano sorridendo. Mi sto facendo già impressione, non mi dico altro. Io mi faccio sempre impressione quando faccio questi tutorial tipo Halloween un pochino più strani. Poi vado ad enfatizzare anche i lati del naso, collegandoli con la ruga del sorriso. Mio Dio! Ok. Sempre con la Hoola prendo pennellino morbido da sfumatura e vado a fare, ad applicare un po' di ombretto sotto gli occhi per esagerare con le occhiaie. Volevo inizialmente andare a creare le pieghette come in tutto il resto del viso con le rughe, ma secondo me le occhiaie hanno il suo perché per questo make up, e cerco di non esagerare troppo perché non voglio che sia troppo finto. Dopo questo video vedremo l'importanza della resting beach face, se non volete essere come me, non sto scherzando. E ok, direi che è un ottimo colore questo per questo tipo di trucco. Oh mio Dio, oh mio Dio. Beh, se mi faccio paura da sola, evidentemente sta riuscendo bene, spero, credo. Esagero un po' di più qui nell'angolo interno perché per qualche motivo bizzarro ho sempre più occhiaie qua, cioè escono proprio blu marroni e quindi ok. Ok, sfumiamo un po'. Beh, sembra che mi sia presa un pugno nell'occhio, forse un po' esagerato. No, ok, direi che ci siamo ragazzi, ci siamo, il look sta prendendo forma. Ok, continuo con le rughette e vado
a segnare anche queste piccole piccole del naso. Alright, poi andiamo comunque a segnare un po' anche l'esterno degli occhi, così abbiamo un qualcosina anche da questa parte. Ora cambio ombretto, prendo questo, questo è il Vamp Matte di Pupa, anche questo rigorosamente opaco quando facciamo contouring o effetti speciali di questo genere che devono sembrare realistici, sempre solo colori opachi, e vado a fare un po' di contouring per far sì che questo, che le nostre rughe siano più pronunciate, quindi vado praticamente, devo stare attenta a non esagerare perché altrimenti viene fuori troppo troppo finto, vado soltanto accanto alle rughette, così le faccio risaltare ancora di più. Adesso per l'effetto pelle rugosa e soprattutto sottile che tende a cadere verso il basso vado ad utilizzare lattice liquido, questo è di Make Up For Ever e della linea Professional, ma ce ne sono un sacco di brand che lo fanno comunque, e lo applicherò con una spugnetta, questa è quella di NYX. Devo applicarlo tirando la pelle in modo che quando la rilascio vada poi a creare quelle rughette, quell'effetto pelle cadente. Ok, questa macchia è strana, ma la lasceremo perché alla fine si può avere delle macchie, insomma, ad una certa età, anzi, poi magari la coloreremo, perché no? Sì, decisamente si asciuga il lattice liquido una volta che si, cioè decisamente diventa trasparente il lattice una volta che si è asciugato, quindi però non ho l'effetto pelle vecchia che speravo. Questo significa che devo fare molti più strati con il lattice liquido e dopo ogni strato andremo ad asciugarlo con il phon, così dimezziamo, riduciamo i tempi del make-up. Alright, adesso che mi sono anche impiastricciata tutte le mani con il lattice, credo questa sia la... come quando toglievo a scuola la Vinavil dalle mani, che schifo. Comunque, cioè schifo ma al contempo mi piaceva spellarmi le mani con la Vinavil. Sì, sono strana, lo so. Comunque adesso direi che abbiamo finito con l'ultimo strato, a malapena riesco a muovere il viso, la mia mobilità... ormai è andata a farsi friggere. Comunque andiamo ad asciugare l'ultimo strato. Ne aggiungo un po' anche sulle palpebre, che secondo me è indispensabile, perché le rughe qui sicuramente non mancheranno. Ok, direi che, cioè, non riesco nemmeno più a chiuderlo quest'occhio perché si è praticamente incollato con tutte le rughe eccetera. Comunque direi che l'effetto pelle vecchia e cadente c'è, anche non so se si vede tantissimo con questa luce, però abbiamo questo effetto che si potrebbe enfatizzare ancora di più, ma secondo me poi non risulterebbe tanto tanto vero, e comunque non sono arrabbiata questa è la mia espressione adesso, cioè io da vecchia sarò sempre così, e quindi sono parecchio soddisfatta, anche se speravo che il lattice mi desse un effetto ancora più forte. Ora, visto che comunque il lattice è molto lucido, vado a stendere un velo di cipria. Uso quella di Marc Jacobs, la Finish Line numero 34 Invisible, o Invisible, se volete pronunciarla alla francese. Ta-da! Ne picchietto un po', semplicemente... sopra. Guardate che bella ruga si è formata qua, ci piace, devo dire, riuscite a vederla? Chi lo sa? Ci piace. Vado a picchiettare la cipria, così opacizziamo il tutto. Ok, voglio fare un close up ancora
più da vicino per farvi vedere bene l'effetto, eccolo qua, l'effetto pelle cadente. Sì, devo dire che è venuto molto molto bene. Ora, con una matita, allora in realtà volevo utilizzare un ombretto opaco rosso, solo che non ho un ombretto opaco rosso, quindi ho optato per questa matita. Questa è una matita labbra, avevo bisogno di un colore rosso. Ed è la Mrs. We Mia Wallace, la 24/7 Glide On Pencil di Urban Decay, e vado ad applicarla all'interno della mia waterline e un pelino anche sopra le ciglia, in modo da rendere l'occhio un pochino più stanco, un pochino più arrossato. Esagero un pochino di più nell'angolo interno, secondo me spesso si concentra qui l'arrossamento degli occhi. E io ho mimato anche un pochino l'effetto delle venuzze dei vari capillari sopra l'occhio. Sexy. Non riesco neanche a ridere, mi tira tutto, aiuto. Ok, adesso un'altra cosa che volevo fare, vado ad usare la mia flash 12 flash color case di Makeup Forever, vado a prelevare il bianco e vado a colorare, giustamente, almeno un pochino, le mie sopracciglia, così andiamo ad invecchiarle un po'. Ok, non so perché ho pensato che andare a schiarire le labbra fosse una buona idea, ancora non so se lo sia oppure no. Comunque, questo è quanto per il video di oggi. Devo dire che mi faccio davvero paura da sola e spero di non essere così davvero tra qualche anno. Comunque, vi devo dire, tutto sommato sono molto soddisfatta del risultato finale, perché questa è la mia prima prova in assoluto per quanto riguarda un trucco che invecchia. Quindi devo dire che come primo esperimento sono molto contenta. Scusatemi se non riesco a ridere e ho questa strana smorfia, ma da una parte riesco a ridere di più e dall'altra sono un pochino più bloccata per colpa del lattice liquido. Comunque, sì, direi che mi piace, cioè per quanto possa piacermi questo risultato, ne sono soddisfatta. Questo è tutto per il video di oggi. Mia family, io vi voglio bene, non vi darò un bacio o un abbraccio conciata così, perché probabilmente vi allontanereste dallo schermo. E niente, un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!